Ciao ragazzi, sono Lucas e oggi siamo qui con un nuovo unboxing. Oggi siamo con la videocamera Panasonic V720. Bene, partiamo subito dal contenuto della confezione, che comprende, oltre alla nostra videocamera, il caricabatterie formato da due parti, uno con l'adattatore per la presa europea e l'altro con l'alimentatore. Poi una slitta aggiuntiva opzionale, molto molto carina, e a cui si può aggiungere un microfono esterno. Cavo USB, micro USB per connetterlo al computer. Cavo HDMI, micro mini HDMI. Molto utile perché si potrà collegare la videocamera al televisore in modo diretto senza dover passare dal computer. CD di installazione con il software e manuale in formato digitale. In più abbiamo i classici manuali di testo. Bene, ora che abbiamo visto il contenuto della confezione, andiamo più da vicino a guardare la nostra videocamera. Bene, ora analizziamo cosa ora guardiamo da più vicino la nostra videocamera e vediamo subito che in questo lato troviamo la scritta Full HD 1080p, in quanto la videocamera registra in 1080p a 50 frame per secondo. È dotata di wifi integrato, per cui si potrà connettere a dispositivi quali computer, ma non solo, perché si potrà anche utilizzare in remoto con telefoni come iPhone, iPad e anche sistemi Android, penso. Ok, abbiamo uno zoom da 50x, zoom digitale intelligente. Abbiamo uno zoom ottico da 21x. Abbiamo l'audio, questo audio fantastico che registra bene in 5.1, quindi uno zoom, un audio davvero molto molto buono e pulito. Abbiamo questi due pulsantini in questo lato, questo serve per diminuire le vibrazioni provocate dai nostri movimenti, dalle nostre mani, e questo è un altro meccanismo per che ci mostra a schermo l'orientamento se incliniamo più o meno la nostra videocamera. Superiormente abbiamo il microfono che registra in 5.1, come ho appena detto, la leva per lo zoom, per aumentare e diminuire lo zoom, e il tasto per scattare istantanee durante le registrazioni e in modalità fotografica, ovviamente. Qui dietro abbiamo l'alloggiamento per la batteria e il tasto per iniziare le registrazioni. Da questo lato troviamo, oltre alla praticissima cinghietta per mantenere salda la nostra videocamera, abbiamo questo slot che, una volta tirato giù, presenta l'ingresso per ricaricare la nostra videocamera. Questo è stata una cosa molto intelligente secondo me, in quanto è possibile ricaricare la videocamera anche mentre si registra, per cui una nota positiva per la Panasonic. Più in alto abbiamo la slide per passare dalla modalità videocamera a quella fotografica e a quella per la visualizzazione delle immagini e dei video. Bene, a questo punto non ci resta che andare a guardare all'interno della nostra videocamera e vediamo che troviamo diversi pulsanti. Allora, qua abbiamo il tasto di accensione, qua abbiamo il tasto per accendere, per attivare e disattivare il wifi. Abbiamo un cavo per collegare un microfono esterno, questo è molto utile in quanto viene fornita anche, come abbiamo visto prima, dell'adattatore per collegare un microfono esterno. E qua abbiamo il cavo AV per collegarla a un sistema audio esterno. Qua in basso abbiamo la presa micro USB per collegarla al computer e micro HDMI per collegarla direttamente al televisore. Lo schermo è uno schermo touch da 3 pollici, se non erro, molto buono, dalla sensibilità abbastanza elevata, non eccelsa, però diciamo che può andare bene. Anteriormente vediamo l'obiettivo, che è un 28 mm grandangolare bellissimo, che si apre una volta accesa la videocamera. Ora proviamo ad accenderla. Accendiamo e vediamo che in automatico accende il flash. Ora vi farò anche qualche video di prova
per vedere i video come li registra, ma vi assicuro che sono davvero davvero molto buoni. Ora la spegniamo. Bene ragazzi, a questo punto mi resta solo più da dirvi una cosa. Dichiarato, la batteria dura 1 ora e mezza. Sul manuale c'è scritto che dura 45 minuti effettivi. Questo mi preoccupa abbastanza, anche perché la batteria è una. Adesso faccio vedere quanto è piccola. È proprio minuscola, quindi consiglio vivamente di comprarne un'altra, perché la durata è davvero davvero scarsa. Qui in basso abbiamo lo slot per la SD, per cui potremo ampliare la nostra memoria, anche se di integrato abbiamo già 16 GB disponibili. La scheda, la SD, viene dichiarato da Panasonic che basta una schedina di classe 4. Io sconsiglio vivamente di usare una classe 4, perché se vogliamo girare dei bei video in 1080p a 50 frame per secondo, questa non potrà mai reggere, quindi i video verranno tutti scattosi e sfarfalleranno, è una cosa abbastanza orribile. Quindi per girare video in 1080p almeno la una classe 10 o superiore. Consiglio a tutti le SanDisk Extreme, oppure la Extreme Pro, anche se costano abbastanza, oppure le Lexar a 400x, o se volete proprio esagerare a 600x, che sono davvero perfette e performanti. Bene ragazzi, a questo punto il video è finito. Vi mostrerò, farò altri video dedicati alla ripresa. Vi farò vedere come registra i video questa bellissima Panasonic in condizioni di scarsa luce e in condizioni di giorno, quindi in luce bella piena. Inoltre farò anche dei video su come connetterla con il wifi al computer e come farla registrare in remoto attraverso l'iPad. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al mio canale. Grazie ragazzi a tutti e alla prossima, ciao!